un'esposizione presso l'ufficio turistico della Proloco in occasione della rassegna carta. Sì, è una mostra pop-up che sarà visitabile a partire da oggi sabato per tutta la prossima settimana e si inserisce nella rassegna carta che abbiamo sviluppato in collaborazione con Area Creativa 42, si intitola Bestie Fantastiche dell'illustratore Gabriele Pino. E diciamo che siamo stati onorati di essere interpellati per poterlo ospitare e ci siamo resi disponibili e siamo contenti di averla ospitata. Oggi e domani abbiamo anche l'artista che farà dei workshop con i bambini, con il quale diciamo, disegneranno, lavoreranno la carta, saranno incuriositi dalle sue storie sulle bestie, sulle masche, su tante cose che si possono ammirare all'interno della mostra e quindi venite a visitarla che merita, ecco, diciamo così. Un periodo intenso per la Proloco con tutti questi eventi, torna anche il mercatino dei Biautagambe. Sì, domani dopo 4 anni di assenza torna il mercatino dei Biautagambe, abbiamo un buon riscontro nelle telefonate che abbiamo fatto, quindi ci aspettiamo, tempo permettendo, tanti espositori, ma comunque siccome il mercatino lo facciamo sotto i portici di Via Ivrea, che è la sua locazione storica, comunque tutti gli espositori sono a sosta, si può fare una bella passeggiata sotto i portici, ammirare le bellezze di Rivarolo e i negozi saranno aperti nel pomeriggio, quindi un'occasione per unire la curiosità magari di trovare qualche chincaglieria antica abbinata magari a vedere qualche vetrina con qualche abito nuovo, quindi venite a Rivarolo che insomma c'è sempre qualcosa da vedere, ecco.